nuovo viaggio in Italia ti ha fatto trovare delle cose nuove per il nuovo libro che stai scrivendo? Confermare l'evidenza del rapporto didattico fra Michelangelo e Andrea del Sarto e Frangipigio. Michelangelo era quasi pari di Bernini, se non è superato lui, nel numero e delle importanze delle opere dell'arte. Lui ha consegnato tanti dei suoi bozzetti e disegni dai suoi studenti e accoliti fare. Così come si vede nella Cappella Sistina, le Cosimo di Damiano e opera di Raffaele de Montelupo e di Giovanni Montessori. Si vede istantaneamente, era disegnato di Michelangelo. Che sensibilità ci vuole per trovare e scoprire queste cose, questi legami? Ma ho fatto questo perché gli altri non hanno fatto questo. E per me è una grande responsabilità. E poi soprattutto è un'avventura di scoprire le cose che era rimaste aperte per tutto. Ma tutti gli esperti non capisce le cose davanti ai suoi occhi. Studiare e guardare le arti proprio e leggere le opinioni di altri. E questa è la storia di arte, è opinione. Quindi nel tuo libro di prossima uscita ci dobbiamo aspettare, dopo il Cupido di New York, qualche altra straordinaria coperta? No. Sarebbe un miracolo. Sì, perché per 30 anni io stato bloccato di pubblicare per i peer review degli altri studiosi, perché io ho un punto di vista contrario, io non sono uno di loro, non ho un debito per l'università, per il museo. Io ero soltanto sotto per in ricerca per la verità. Ci sono degli studiosi che sono interessati soltanto alla fama, alla popolarità e al denaro, e pochi studiosi che lo fanno solo per amore dell'arte. Quasi ogni anno, ogni altro anno, si sentire nella notizia da un scoperto Michelangelo. È sempre un'opera di arte in mani private. E ovviamente c'è una motivo di soldi, ma ci vuole un esperto per prendere questa grande rendita, perché se non è appoggiato da qualcuno importante, potrà se vale 100 euro invece 300 milioni. So,